Szczęsny votò 5,5. Sul primo gol poteva fare di più, anche se la colpa principale non è sua. Nel complesso però non dà la solita sicurezza al reparto. Invece di continuare a fare dichiarazioni al miele all'Arsenal, farebbe bene ad impegnarsi con la maglia giallorossa, fino a quando ce l'avrà addosso. Maicon votò 5,5. Nel diluvio universale cerca di districarsi con azioni interessanti e una discreta copertura. Non prende la sufficienza però perché in occasione del primo gol del Bologna si dimentica completamente di marcare Masina, che è così libero di colpire e di segnare. Manolas voto 6. Come tutta la difesa va in confusione sul primo gol subito, ma per il resto ci mette tutto il suo impegno per controllare la difesa ed evitare guai peggiori. Rudiger voto 5. Ieri ho letto su Facebook questa frase: se destro ti lascia sul posto con una finta, è ora di capire che forse il calcio non è il tuo sport. Una frase forse esagerata, ma che testimonia la brutta partita di Rudiger, che appare per tutta la partita timoroso ed impacciato. Non era un fenomeno prima, non è una pippa ora. Digne voto 5,5. Con un campo del genere è difficile spingere in attacco sulla fascia. Il francese ci prova ogni tanto, ma il più delle volte preferisce rimanere in zona difensiva. Keita voto 5,5. Prova a organizzare delle trame di gioco, ma molto spesso non azzecca il passaggio giusto. In questa stagione sta giocando molto in sordina, ma considerando l'età ci può anche stare. Nainggolan voto 7. Uno dei migliori in campo, combatte come un leone su ogni pallone e tenta in ogni modo di fare la cosa giusta per la sua squadra. Manca ancora il gol, ma sono sicuro che arriverà presto. Pjanic voto 6. In un campo così pesante, i giocatori più tecnici sono da sempre i più condizionati, e Pjanic purtroppo non fa eccezione. Ci prova più volte su punizione, ma l'imprecisione e il portiere gli negano il gol. Allora ci prova su rigore e questa volta la palla va in rete, anche se con un po' di fortuna. Florenzi voto 7. Corre come un dannato per tutta la durata della partita, rischiando più volte di segnare un gol che sarebbe stato importantissimo. La sua prestazione rimane comunque ottima, un'altra conferma che dovunque viene messo rende bene. Dzeko voto 6,5. Come al solito si sacrifica per la squadra, tenendo palloni e lanciando i compagni, anche se la mancanza di Salah e Gervinho si fa sentire. Si incarica della battuta del secondo rigore e lo segna con un ottimo tiro angolato. Iturbe voto 5. Avrei voluto dargli un voto più alto per l'impegno messo in una zona del campo proibitiva e per essersi conquistato il rigore del 2-1. Ma nel finale compie un errore madornale: invece di buttare via la palla per consentire la sua sostituzione, la regala al Bologna e da quell'azione scaturisce il gol del pareggio. Torosidis voto 4. Quando ci feci la parodia venni criticato da tutti perché avevo provato a criticare un giocatore che dava sempre il massimo per la Roma. Chissà se le stesse persone lo stanno giustificando dopo la cazzata colossale di ieri. García voto 5. L'errore più grave della partita? Aver messo Torosidis per Maicon invece di spostare Florenzi arretrato e inserire Iago Falche davanti. Non so se ci sono motivi particolari per questa scelta, ma se non ci fossero si tratta di un errore madornale che ha deciso il risultato. Bene, queste erano le mie pagelle personali di Bologna-Roma 2-2, vi invito a farmi sapere come al solito nei commenti quali voti avreste dato voi e se siete d'accordo con i miei. Questo è tutto dal vostro gladiatore giallorosso94 e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!